Salve a tutti ragazzi e ben ritornati all'ultimo episodio di Pokémon Super Mystery Dungeon. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Capitolo 22. Sfida nella stratosfera. E quindi, come ho detto, questo sarà l'episodio finale. Non ci saranno parti extra, a meno che non siano interessanti. Gustiamoci le scene intanto. Siamo io e Riolu. Che succede? Faccio fatica a respirare. Teo, Riolu, mi sentite? Archias, ti sentiamo, però c'è qualcosa che non va. L'albero della vita sta salendo verso la stratosfera. Lì l'aria è molto più fredda, l'atmosfera è rarefatta. Yeah! Oh dai, dimmi che continuiamo con l'evoluzione e ti adorerò per sempre. Sì, dai, ti prego. Olè! Ah, ma adesso! Ora va molto meglio. L'albero della vita vi ha infuso la sua energia. Adesso vi trovate nel suo cuore. Siete circondati dai grovigli di radici. Guardatele bene. Sono sacche annerite per colpa della materia oscura. Ma se fate attenzione vedrete scorrere delle piccole vene di luce. È l'energia vitale dell'albero. Le vene di luce viaggiano verso il tronco. Iene? Vele. Vene, non iene. Comincio a capire, questa energia, la nostra trasformazione. L'albero è ancora vivo, vero Archias? Proprio così. Ma la sua ascesa non si è fermata. I Pokémon stanno facendo tutto il possibile, ma l'albero della vita continua a salire un po' alla volta e presto uscirà dall'atmosfera. Non c'è molto tempo allora. Esatto, dovete fermare la materia oscura, ma non sarà facile. Cercherà di ostacolarvi creando dei Pokémon illusori. State molta attenzione. Ok, grazie Archias. Ricordatevi, noi non possiamo fare altro, adesso dipende tutto da voi, contiamo su di voi. Fate del vostro meglio. Proteggete il futuro di tutti i Pokémon. Sì, ci pensiamo noi. Andiamo a sistemare tutto e torniamo. Forse ha paura e sta cercando di mostrarsi coraggiosa. In ogni caso va benissimo, è lo spirito che ci vuole. Andiamo, Teo. Troviamo la materia oscura. Sì, prima di andare vorrei vedere di mettere a posto un paio di strumenti. Perché sicuramente non ho tutto a posto. Sì, ho perso un sacco di Revital Seme. Ok, ho buttato tutti gli strumenti che avevo. Cioè, nel senso, tutte le sacche, i seme base, scusate. Non riuscivo a dire seme base. Deposito una teca bella. Sì, deposito la teca bella, sì. Perché intanto non mi serve. E in più ritirerò un po' di Revital Seme e magari anche qualche Elisir, perché potrebbero servirci. Ok, ci siamo. Continuiamo. Vuoi proseguire? Sì, che domande. Arriviamo all'albero della vita. Mille radici, primo piano. Ora, non so che Pokémon ci saranno, ma è subito lì uno. È un Beautifly? Sì. Ha fatto un bel danno. Oh yeah, questo sì che è bello. Anfezzante fa i danni del previsto. Quella, madonna, quanta vita ha. Ok. Andiamo avanti. No. Vabbè. Bel gelo denti. Anzi, ci saluta. E niente da fa. Sei a mega questo? Ma io avevo già un Elisir che c'è qui, tanto male non fa. Ciao Yammega! Addio Yammega! Sembra una canzone di un concerto di Natale nei film americani. Non so se solo io la penso così. Comunque, è bellissima la cosa che partiamo evoluti. Mi piace da matti. È geniale. No, seriamente. Dunque, perché mi cala l'illusione? Non lo so. Probabilmente non stavo simpatico a questi qua. Però c'è questo Yammega noioso. Arriviamo quindi al piano 7. Andiamo al piano 8. E no, non andiamo al piano 8. Andiamo a vedere un'altra scenetta carina. Tutti i Pokémon volanti che intanto stanno attaccando l'albero in modo che non voli verso il sole, mentre la materia oscura
continua a creare problemi. Quella... Almeno spero che quello fosse l'effetto sonoro, ma vabbè. Eh? Ha smesso... Cos'era quel suono? Sembrava una specie di lamento, ma... Ho una brutta sensazione. Sbrighiamoci, Teo. E andiamo così avanti. Continuiamo. Vediamo che succede. E qui, dove siamo? Teo, guarda! Oh oh, i Veltal, i due Behaim e Nazliaf. I Veltal... Cosa ci sta succedendo? Sono prigionieri della materia oscura? Non lo so, potrebbe essere una trappola. Forse una trappola, però non possiamo ignorarli. Teo. Ok. Ah, quindi li abbiamo attaccati per salvarli? Eh? Siete voi accinuzzoli! Cos'è? Tutto bene? È come dice Archias. Sono in difficoltà a causa dell'aria rarefatta. Sentite, io vi ho messo tutto questo tempo, ho cercato di farvi del male, adesso... Ehi, aspettate! Ma dove vanno? Beh, almeno non era una trappola. Teo, i Veltal è ancora qui. Dobbiamo aiutarlo. Con un super attacco di coppia. Perché? Dovete lasciarci al nostro destino. Anche se state manipolati, abbiamo fatto cose terribili, imperdonabili. Ma nonostante questo voi ci aiutate, significa che ci avete perdonato? Sì, però abbiamo un favore da chiederti, abbiamo liberato Nazareth e gli altri. Ma sono scappati prima che potessimo fermarli. Sembravano sofferenti, e poi siamo così in alto che non potranno scendere a terra da soli. Per favore, trovali e riportali giù, ok? Per favore, Veltal. Speriamo che ci dia ascolto. Comunque noi dobbiamo proseguire. Forza, Teo. E allora noi proseguiremo. Ok. Proseguiamo. Dopo che abbiamo salvato, vediamo cosa dobbiamo fare. Ah, arriviamo a un altro punto. Quindi ci sarà un altro dungeon, che non so adesso quanti piani sia, ma non dovrebbero nemmeno essere tanti di questo. Ok. Dobbiamo raccogliere tutte le nostre forze, mettiamocela tutta, siamo l'unica speranza di questo pianeta. Tutti i Pokémon contano su di noi. Quindi, continuiamo, tanto abbiamo già tutti gli strumenti che ci servono. Andiamo nell'albero della vita Fusto Solare, primo piano. Speriamo che non ci siano Pokémon noiosi. Ecco. E appena parlato di Pokémon noiosi, e troviamo Bibarel, dai. Wow, resistentino però, eh. Ok, è andato. Dunque. No. Via. Fuga. No. Nemmeno di qui. Cos'è quel coso che non vedo? Ah, è Bibarel, ok. Scusate, non riuscivo a capire cosa fosse, ma ho capito dopo. Oh, bene. Semefuoco no, non lo teniamo. Ma andiamo in questa direzione dove c'è un altro Bibarel. Solo Bibarel ci sono. Che noia. Beh, per fortuna l'attacco di Riolu barra Lucario è potente. Intanto Sgranocchio mi aumenta di potenza. Che cosa carina. Cos'è? Ah, Flabebè, ok. Non avevo mica capito che Pokémon fosse. Perfetto, proseguiamo. Una mela. It. Ok, pancia piena. Scale. Proseguiamo. Eccola, siamo arrivati. Quella è la materia oscura. Finalmente. E ora noi due. Wow. Ci ha risucchiati quindi? In poche parole. Cosa sta succedendo? Una gabbia? Dove siamo? Ci ha catturati? Ci ha portato nel suo mondo. Allora vuole sicuramente... vuole attaccarci. Voi... Questa voce da dove viene? È la voce della materia oscura. Basta, fermatevi, è tutto inutile.
Ormai l'albero della vita è quasi totalmente secco. Questo pianeta sarà inghiottito dal sole, il vostro mondo è perduto. No, noi ti fermeremo, non ci arrenderemo mai. La materia oscura ha detto che l'albero della vita è quasi secco. Quindi, Teo, guarda dietro la materia oscura, quello è l'albero della vita. Il tronco, c'è una luce nel tronco. L'albero non è ancora del tutto secco, l'ha detto anche la materia oscura, c'è ancora una possibilità. Dobbiamo colpire la massa luminosa che si trova al centro. Non so se possiamo sconfiggerla, ma abbiamo le sciarpe dell'armonia, sappiamo che sono state create per questo. Dobbiamo attaccare con tutte le nostre forze. Sì, forse possiamo farcela. Amici, tenete duro. Ce la metteremo tutta. Ok, invece di parlare, lottiamo. Ah, ma forse è un eco. Più che altro, ce la metteremo tutta, forse è l'eco di noi che parliamo, dovrei dire. Forza, Teo. Ed ecco qua che inizia la sfida contro la materia oscura. Che bello. Un'altra sfida contro un non Pokémon. Andiamo sulle mosse in sincronia tra Gelodenti e... cosa facciamo? La più forte, Vuotonda. Non è andata? Perché no? La terra oscura falcia tutto attorno a sé. E... oh, ma perché non la colpisco? La materia oscura concentra le energie. Mi sa che questo non è un buon punto dove stare. Mi sa che i punti selezionati sono quelli dove non bisogna assolutamente stare. Infatti, immaginavo. Fortunatamente ci siamo spostati e quindi prende mira, attacca. Oh oh. Allora, qui continuo intanto con Gelodenti. La materia oscura attacca con malvagità, ma ce l'ha proprio con Riolu / Lucario. Materia oscura tentenna, ma non è un Pokémon, quindi non può essere... non può tentennare, tecnicamente. Allora, vedo che non va molto bene a Riolu. E si deve assolutamente spostare se non vuol fare una brutta fine. Il che penso che la farà. O ha evitato di culo e non so come. Madò. Allora, io sto continuando a utilizzare tutti... i possibili gelodenti che ho. Ma intanto devo... non so quanta vita ha. Mi sembra che ne abbia comunque tanta. La materia oscura falcia tutto attorno a sé e mi mette KO. Quindi torniamo in vita e attacchiamo di nuovo. No, cavolo. Olè, è tornato anche Riolu, quindi... ok, Riolu scottato. Non so, non va bene. Ok, intanto possiamo notare che Vuotonda toglie più che... Gelodenti, questo si può vedere. Aia, lasciami stare. Volevo fare la mossa in sincronia, ma non capisco perché sia fallita. Quindi posso oddio, l'abbiamo sconfitta? L'abbiamo aperta. Attenzione, aspettate. Sì, i nostri attacchi vanno a segno. Ci siamo quasi. Un ultimo sforzo. Vai, Teo. Basta, fermatevi, smettetela, basta! E ora il colpo finale. Ma che... oddio. Improvvisamente è tutto buio. Oh oh, non mi pare un buon auspicio. Che succede? La luce dell'albero si è spenta. lo sento, l'energia dell'albero della vita è esaurita. Ormai è completamente secco. No, dai, non farmi tornare normale. L'albero è privo di energia vitale. Questa è la volontà dell'universo, dovete rassegnarvi.
La materia oscura si sta rigenerando. E questo non è assolutamente un bene. Ok, un'altra sfida, a quanto pare. Senza Pokémon. Contro. No, siamo tornati normali. Abbiamo perso le forze. Ma no. Eppure io ci credevo. Oddio. Che succede? Oh oh, Deoxys pietrificato. Archeo Rayquaza pure. No, diavolo. Eppure sembrava così facile. Stiamo vedendo che tutti intanto stanno per essere pietrificati, mentre qua ci avviciniamo al sole. Megamitu non se ne è manco accorto, era lì, tranquillo. Anche Archias. Là, addirittura. Sapete comunque quanto è difficile chiamarlo Archias quando lo sembra chiamato Arceus? Non riesco a respirare. Siamo tornati come prima. Il nostro potere è svanito. Chiunque osi ostacolarmi la pagherà. I vostri amici Pokémon hanno pagato cara la loro resistenza a me. Ormai sono tutti ridotti ad ammassi di pietra. Che cosa? Non c'è più nessuno a cercare di frenare Albero della Vita. Arrendetevi. Io sono nata dall'universo, dagli angoli più oscuri del vostro cuore. È volontà dell'universo che il vostro pianeta sia inghiottito dal sole. Il vostro mondo non è che un puntino nell'universo, e se voi siete così piccoli e fragili, così insignificanti, non contate nulla, non potete opporvi, rassegnatevi. La vostra è una lotta vana. Oh, ciao Iveltal. Ne avevi dimenticato uno probabilmente. Iveltal. Eh sì, aveva dimenticato un pezzo. Wow! Guardate Nuzleaf, i Beaiem che attaccano. Attaccano la materia oscura, attenzione. Nuzleaf, Beaiem. Teoriolo, perdonatemi. Voglio fare qualcosa per riscattarmi. Anche se quello che ho fatto è imperdonabile. Voi, creature dal cuore debole, vi ho manipolato come ho voluto. Le ombre del nostro cuore hanno causato tutto questo, ma adesso dobbiamo lottare. Queste sono scene degne di un film. Oh, no. Vabbè, è durato poco, a quanto pare. Sembra che sia Iveltal che Nuzleaf che Beaiem verranno trasformati in pietra. Eh sì, verranno tutti quanti pietrificati. Nuzleaf, Beaiem. Almeno credo si chiamino così. Fino adesso che le chiamo così, poi magari ho sbagliato finora. Riolu, Teo, non preoccuparti per me. Fa presto, la materia oscura. Basta lottare, inutile, è finita. Avete perso il potere di evolvervi. La vostra forza. I vostri amici. L'unica cosa che vi è rimasta sono quelle sciarpe che mi impediscono di trasformarvi in pietra. Poveri piccoli, cosa farete adesso? Cosa possiamo fare? Non rimane più niente? È davvero finita? Teo. Riolu. Teo, io non so quanto posso resistere. No, non può finire così, non è ancora finita. Cosa sto facendo? Cosa? Cosa sta succedendo qua? Sbam! Ho colpito la materia oscura? Sei troppo debole, non puoi farmi niente. Smettila, cosa credi di fare? Non lo so, guarda, io sto solo osservando. Basta, piccolo moscerino. È inutile.
Teo, forza! Io sono l'umano della leggenda. Non arrenderti. Non arrenderti. Tutti quanti che mi dicono di non arrendermi nel frattempo, io sto continuando ad attaccare la materia oscura. A quanto pare sembra che tutti quanti credano in me. Li ho petrificati. Tutti mi dicono di non arrendermi. Mentre con uno strano effetto ralenti continuo a colpire la materia oscura. Tutti quanti, allora, come vi sto dicendo, continuano a dirci di non arrenderci mentre noi continuiamo a colpire. Non arrenderti, non arrenderti. E noi non ci arrenderemo allora. Riesco a sentire la voce degli altri. Sì, è così, non tutto è perduto. Dentro di noi c'è ancora la volontà di resistere. Di resistere. Il coraggio che ci infondono gli altri. I Pokémon che sono diventati di pietra. Ma non solo loro. Anche tutti gli altri Pokémon del mondo. Xatu! Oddio! E mica lui, quel Xatu? Che sono stati trasformati. Quelli che non sono stati trasformati in pietra. In ogni angolo del mondo. Tutti i Pokémon sperano. Riesco a sentire le loro speranze. Per questo. Non ci daremo per vinti. Riolu. Anche se siamo deboli, anche se non possiamo fare molto, lotteremo finché avremo vita. Non ci arrenderemo mai. Oh oh oh. Attenzione. Qua a quanto pare qualcuno è stato distrutto. Non ci arrenderemo mai. Lottiamo. Quindi partirà una sfida da soli. Oddio, no. Ho paura. Sto coso, posso attaccarlo? La materia oscura concentra le energie e... non è cosa bella. Forza, attacchiamo da qui. Perché altrimenti... ci ritrovavamo KO in men che non si dica. Vai, Riolu. È terribile perché non ho veramente una mossa che faccia abbastanza danni. La materia oscura faccia tutto attorno a sé. Urca, che botta. Non arrendiamoci, abbiamo il Revital Seme. Fallisci? Non ha fallito. Eh no. No, non ha per niente fallito. Forza, Revital Seme a Riolu. Dai, 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 che tentenna anche. Forza. Ok. Che è successo? La materia oscura spinge lontano i Pokémon, oddio. Cosa vuol dire ciò? La materia oscura concentra energie, quindi vuol dire che noi praticamente dovremmo affrontarla più di una volta? Riolu, vieni. Dobbiamo scappare. Da qua posso colpirla? Sì. Forza, attacchiamo nel frattempo che questa qui pensa ai fatti suoi. Questa sarà una parte estremamente lunga, quindi ragazzi, preparatevi. La materia oscura mira e attacca. Fortunatamente il danno è stato contenuto, quindi possiamo continuare tranquilli. Arca. Utilizziamo un Revital Seme per far recuperare l'energia. Riolu fortunatamente con me ha fallito. Il che diciamo è stato un po' positivo. Non troppo, ma vabbè, meglio di niente. Allora, ma gli strumenti? Ho qualcosa io? Secondo voi una velocisfera potrebbe aiutarci?
No, vabbè, però adesso... attenzione! Anche la seconda volta ce l'abbiamo fatta. Quindi, possiamo notare che tanto pian pianino si sta... rimpicciolendo. Ok, la materia oscura concentra le energie, dobbiamo stare di nuovo attenti. A dove andiamo? Ok, mentre io sono qui, attacco. Fallito, porca zozza. Tanto granocchio non è molto efficace, ok. Il buio quindi non funziona. Meno male, la cosa positiva è che comunque Riolu da sola tecnicamente non va contro cioè si leva dalle balle tramite la mossa che fa la materia oscura, cioè questa. Ora evitiamo di nuovo, così avremo più tempo per attaccare. Un altro gelo denti, questa volta però ha fatto subito, ci ha attaccato subito. Un bel brutto colpo. Madonna, questa volta mi ha tolto di più. Ah, che miseria. Scusate, voglio solamente vedere una cosa. Dobbiamo stare attenti, molto attenti. La materia oscura attacca con malvagità e scotta Riolu. Ce l'ha proprio con Riolu, è proprio antipatico. Attenzione, ancora una volta? Ok. Quindi quattro parti di sfida ci saranno? Perché questa è la quarta, adesso poi non so ovviamente se saranno quattro o meno. Ok. Continuiamo. Tentenna, è andata bene? No, Riolu. Riolu, puoi avvicinarti per favore? Così almeno... No, non falciare tutto attorno a te. Ce l'ha con me. Ce l'ha anche con me, sì. Ok, andiamo. Attacchiamo. Stavolta o ci mette KO entrambi oppure solamente Riolu. Ok, no, sono riuscito a resistere, meno male. Oh, non vuole proprio attaccare. La materia oscura prende la mira, attacca. Dai, dai, Riolu, che sei riuscito a resistere. Attenzione, sembra che ce l'abbiamo fatta. Brividi, 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 attenzione. Sei distrutta? No, non ci credo. Ce l'abbiamo fatta, finalmente! Oddio. No, dai. Quello è il vero aspetto della materia oscura? Teo, sono pronto. Dobbiamo colpire il nucleo. Siete sicuri di volerlo fare? Cosa? Povere creature, è questo quello che volete davvero? Volete che tutto ricominci da capo? Ricominciare da capo? Io sono la parte oscura che alberga nel cuore di tutti i Pokémon, sono l'odio e la sofferenza che si accumulano dentro di voi. Anche se ora mi distruggerete, i miei frammenti si spargeranno in tutto l'universo e diventeranno semi da cui l'odio germoglierà di nuovo. I sentimenti negativi contagieranno tutti i Pokémon e fioriranno rigogliosi. Diverranno ancora più forti e intensi di adesso. Sarà allora che risorgerò più potente che mai e sarà l'alba di una nuova era. Io sono le tenebre, la materia oscura. Sono eterna, non riuscirete mai a distinguermi. Quindi non possiamo sconfiggere la materia oscura. E anche se adesso la distruggiamo, in un futuro risorgerà e sarà ancora più forte. È concentrati tutti i sentimenti negativi dei Pokémon. Per questo è impossibile liberarsene. Dobbiamo fare qualcosa, l'esistenza di questo pianeta è in pericolo. Ma cosa possiamo fare? Se adesso mi distruggerete, se mi riducete in mille pezzi, non farete altro che garantire il mio ritorno. Riflettete.
Questo è il vostro desiderio? Volete assumervi la responsabilità? Certo, nessun problema, ma... Allora... Voi volete attaccarmi ancora? Esatto, proprio così. Riolu! Niente paura, Teo, finalmente ho capito una cosa. Se ci pensi bene, la materia oscura, me stessa e anche il mio intero pianeta, anche il nostro intero pianeta, siamo nati tutti in questo stesso universo. Nel cuore di ognuno si possono nascondere sentimenti come l'odio e il pregiudizio. Abbiamo dentro di noi una parte buona e una più buia. Nessuno è solo buono o solo cattivo. Siamo fatti così, non possiamo negarlo, non possiamo cambiare noi stessi con un semplice colpo di spugna. Quindi, materia oscura, io ti perdono. Come hai detto, scusa? Ti accetto come sei. Ma cosa stai dicendo? Io sono le tenebre, i sentimenti più negativi, il male. E sei anche mezza sorda, a quanto pare. Ti ho appena detto che anche quei sentimenti fanno parte di noi. Dentro il cuore di ognuno di noi si trova un pezzetto di te. In realtà tu non sei un nemico. Cosa? Io riconosco la tua esistenza e ti accetto così come sei. Ma che cazzo? Quindi abbiamo accettato le tenebre. A quanto pare quindi siamo riusciti a finire. Ora tutti stanno ritornando Pokémon normali. Cioè si stanno spietrificando. E a quanto pare dovremmo aver finito. Salviamo il gioco e continuiamo l'avventura per vedere che cosa succederà dopo. Non voglio riposarmi adesso. L'ultimo capitolo, l'albero e le nuvole. Oh yeah, quindi non era il 22 il capitolo finale. Cioè, sì, tecnicamente. Ai ai ai. Dove siamo? Cosa? Ma è... Teo, svegliati, dai. Oh no, non è possibile. Teo, mi senti? Oh no, ti prego, svegliati, Teo. Teo, sei sano e salvo, evviva! Mi hai fatto prendere un bello spavento. Riolu, ma dove siamo? Teo, guarda! Cosa? Oh! L'albero della vita! Ma questo è l'albero della vita? Questo deve essere l'albero della vita. L'ho sempre visto tutto rinsecchito, quindi non ne sono sicurissima. Ma non può essere che lui. È davvero bellissimo, che meraviglia. Risplende di tutti i colori. Chi l'avrebbe mai detto che il suo vero aspetto era così incredibile? Oh, che succede? Viene verso di noi. Passiamo un po'. Serneas! Eccolo qui, vedi che mancava anche lui l'appello. E questo chi è? Chi è questo Pokémon? Sono Xerneas. Sono l'incarnazione dell'albero della vita. L'incarnazione, sì. Questo è il bosco dell'inizio. E come potete vedere, con i vostri occhi, l'albero della vita ha ripreso vigore. Ed è tutto merito vostro. Cosa è successo alla materia oscura? È scomparsa, l'odio non è esploso in mille frammenti oscuri. Ma ha lasciato il posto alla serenità. Infatti è scomparso in un'esplosione di luce che si è spenta nel nulla. È per questo che abbiamo potuto evitare la catastrofe. Non ci sarà nessuno scontro tra il Sole e il nostro pianeta. Ma allora questo significa che, esatto, il mondo è sano e salvo, grazie a voi. Devo ringraziarvi con tutto il cuore. Teo, Riolu, ce l'abbiamo fatta! Siamo davvero riusciti! Yeah! Riolu, Teo, largo! Ecco. È arrivato Shiraki a rovinare il momento di felicità? Ma cosa ti è saltato in mente? Con la velocità era ovvio che sarebbe finita così. Shiraki, Celebi!
Volevo solo abbracciare Riolo il prima possibile, ma ho esagerato un po' con la velocità. Comunque... Riolo e Teo ce l'avete fatta. Siete davvero incredibili, siete stati davvero fantastici, avete sconfitto la materia oscura. Grazie Shiraki, grazie Celebi. Un attimo, voi come fate a saperlo? L'abbiamo saputo da Archias, è stato lui a dirlo a tutti. Archias? Proprio così, ha inviato un messaggio ai poco come tutto il mondo, ci ha fatto sapere che il pianeta era sano e salvo. Le tenebre che coprivano il mondo sono sparite. Il sole è ritornato al suo posto, tutti nel mondo saranno felici. Fantastico, vero ecco perché morivo dalla voglia di abbracciarti con tutte le mie forze. Eh? Perché si è spostata? Te l'ho già detto, Shiraki, si è delicato come un meteorite. Più che un abbraccio, sembrava un placcaggio. Ah, davvero? Eh già, è bello vederti così felice, forse però sarebbe meglio risparmiare tutta questa energia per le lotte. Eccolo qua, invece. Che strano, volevo dare un abbraccio a Riolu, avrei giurato che fosse qui un attimo fa. È sparito un tratto come per magia. Ambrose. Ah, Teo, vieni qui, fatti abbracciare almeno tu. Strano fenomeno, adesso anche Teo si è volatilizzato. È dietro di te. Spur, Teo ce l'avete fatta. Non deve essere stato facile sconfiggere la materia oscura, eppure eccovi qua. Salvatori del mondo, i miei complimenti, siete stati... fantastici. A proposito, Riolu dov'è? Dove sarà finita? È laggiù, Ampharos. Ci vai per terra, stai facendo un pisolino? Chissà cosa le sarà successo, deve essere una stanchezza accumulata. Guarda che sei stato tu ad andarla addosso poco fa, non ti ricordi? Cosa? Io? Ma sei sicura? Non ti manca solo il senso dell'orientamento, ma sei anche cieco come un drillbur, capo. Mi chiedo come tu faccia a sbattere contro tutto e tutti senza nemmeno accorgertene. Oh no, pardon, Riolu, mi dispiace. Stai bene? Sì, tutto ok. Ma pensavo... Solo che sarei stata più al sicuro se rimaneva a terra fingendomi svenuta. Ciao Ambrose. Riolu ti ha fatto davvero un ottimo lavoro. Ancora non so credere che avete sconfitto la materia oscura. Grazie Ambrose. Ah, che bella sensazione. Tutto qui, coraggio. Continuate pure a farmi i complimenti. Sono tutto orecchi. Non esageriamo adesso. Anche tutti gli altri hanno fatto la loro parte. Abbiamo unito le forze per impedire che l'albero della vita volasse via. Ma certo, non l'ho dimenticato. Senza l'aiuto di ciascuno, non saremmo mai riusciti a salvare il mondo. È solo che sono così felice. Voglio solo che questa sensazione duri il più lungo possibile. Noi abbiamo salvato il mondo! Non è pazzesco? Sì, sono troppo felice. Non pensi anche tu che sia favoloso, Teo? Non ti viene voglia di gridarlo ai 420 anche tu? Io? A quanto pare Teo non ha tutta la tua esuberanza. Riolu, quando fai quell'area compiaciuta diventi un po' ridicola. Però sono davvero felice. È bello rivedervi. È una fortuna che non vi è successo nulla. Oh, Espur. Qualcuno chiama? I nostri Gashed Chip. Vediamo un po'. Pronto, mi sentite? The Dan, sei tu? Riolu, tutto ok? Che sollievo. C'è anche lui, qui con noi nel bosco dell'inizio. Ah, capo, mi riconosci dalla sciccheria, Mesui? E c'è anche Shiraki. Stiamo tutti bene. Ma un momento, se riusciamo a comunicare significa che non sono più petrificata, anche gli altri membri del Jeep sono tornati normali. Meanwhile, Banner by Basil. Sono riuscita a contattare anche Archen sul Monte delle Rivelazioni e su Irlix, anche se stava buffando delle mele perfette, non ha capito molto. Stanno tutti bene. Riolu, Teo, tutto merito vostro. Non potremmo mai ringraziarvi abbastanza. Sono felice. Per fortuna stanno tutti bene. Se ripenso a quel momento... sì, che ci porteranno via. Avrei tanto voluto aiutarvi, ma non potevo fare niente. Non è nulla da rimproverarti. Se non fosse stato per te, Teo, tutti i vostri sforzi, solo grazie a voi che non ne saremmo qui a parlare. Ricevuto, quando siamo tutti felici, bla bla bla, facciamo tutti una bella festa. E mio nonno, che sollievo. Non capisco, non so cosa avrei fatto se... Riolu, povero appetito, ha tenuto dentro di sé tante emozioni fino a questo momento. Giusto che si sfoghi e che riposi un po'. Buono allora, prendiamoci un attimo di riposo e poi torniamo a casa, alla nostra amata Brusilia. Ok, quindi possiamo... E così Teo e i suoi amici si mettono in cammino verso Brusilia. Arrivati in città vengono accolti con una grande festa. Finalmente tutti i membri del gruppo investigativo Pokémon sono riuniti. Hanno salvato il mondo ed è ora di festeggiare insieme il grande successo. Poi, qualche giorno dopo... Che cosa succederà qualche giorno dopo? Comincia un giorno normale, come se niente fosse? Grazie Espur, il tuo aiuto è stato davvero prezioso. Piacere è tutto mio. Mi avete aiutato quando non avevo più un posto dove andare, sono io a dovervi ringraziare.
Beh, ti auguro buon ritorno al villaggio. Anche a voi, Teoriolu. Buon voyage. Grazie, Ampharos, e grazie per averci dato le vacanze. Porgete i miei saluti agli abitanti di Borgo Quieto. Ok. E così ora andiamo. A presto, allora. Abbiate cura di voi, bambini. Buone vacanze. Era tornata finalmente la pace. E sul suggerimento del capo Ampharos... Teoriolu si presero qualche giorno di meritata vacanza. Decisero così di tornare a Borgo Quieto. Un po' per accompagnare Espur. Un po' perché, anche se non c'era veramente bisogno, volevano rivedere gli abitanti del villaggio e assicurarsi che stessero bene. Ricordi, la prima volta che siamo passati da qui abbiamo visto Brusilia. Era tutto così nuovo ed emozionante, ma adesso mi sembra che sia passata un'eternità. Sono così felice che possiamo lasciarci alle spalle la storia di Pokémon petrificati. Teoriolu, lasciatemelo dire un'altra volta. Grazie, grazie per aver salvato il mondo. Comunque, ti è davvero una storia pazzesca. Sapevo che eri un essere umano, ce l'avevi detto tempo fa. Non è solo questo, insomma, sei venuto dal nostro mondo perché ti hai chiamato Mew. Un Pokémon di un'era antica. Soprattutto aveva già lottato insieme contro la materia oscura nel passato. Hai ragione, è davvero incredibile. Mi ricordo anche lo shock quando Celebi ce l'ha raccontato. Vorrei potervi dire di più, ma purtroppo non ho nessun ricordo di quel che è successo. Anche se hai perso la memoria e non ricordi molto del passato, non importa. Hai comunque portato a termine la tua missione. Sia in passato che nel presente, sei venuto a salvare il mondo dai pericoli che lo minacciavano. Sei il nostro eroe, non dimenticarlo mai. È vero, anche per me sei un eroe. Dovresti essere fiero ad andare in giro a testa alta e petto in fuori. Così. Rolo, perché non la smetti? Sei veramente ridicola. Eh? Perché stavo solo scherzando. Scusate. Grazie Aspur, grazie Riolo. Ma, ehi, un momento. Sono già venuto una volta in questo mondo. Significa che dopo aver lottato con la materia oscura sono tornato al mondo degli esseri umani. Perché ormai il mio compito nel mondo era stato portato a termine. Quindi ora che la materia oscura è stata sconfitta e la pace è tornata, che mi succederà? Che ne sarà di me? In teoria dovrei tornare nel mio mondo. Dovrò lasciare per sempre questo posto. Dovrò dire addio ai miei amici. Ehi Teo, tutto bene? Sembri pensieroso, è successo qualcosa? Ah, non è niente. Bene, meglio così. Rimettiamoci in cammino, forza. Non vedo l'ora di tornare al villaggio e rivedere tutti quanti. Ok. Quindi torniamo al villaggio. Dopo aver attraversato valli e monti, Teo e i suoi amici giunsero finalmente a Borgo Quieto. Una volta lì... Siamo arrivati, Borgo Quieto. Sono sicuro che non si aspettano assolutamente di rivederci. Sarà una bella sorpresa, vedrete. Rimarranno di stucco. Ehi, siamo tornati... Oh? Non c'è nessuno? What the fuck? Ma non c'è nessuno. Dove sono andati tutti? Teo, Riolu, Espur, bentornati! Sì, era un attacco sorpresa. Eh? Vi stavamo aspettando. Come facevate a sapere che saremmo tornati? Ce l'ha comunicato Espur. Espur? E così abbiamo deciso di farvelo noi una bella sorpresa. Ma dai, non sospettavamo niente, Espur. Stavo comunicando con Darling, abbiamo pensato, perché no? Comunque non serviva che Espur ce lo dicesse. Sapevamo già che sareste tornati, avete sottovalutato l'efficienza della rete di informazioni dei magazzini Keklon. In ogni modo, sono veramente fiero di voi. È decisamente grazie ai vostri sforzi che il mondo è salvo. Che emozione. Siete la prova vivente del successo dei miei insegnamenti. Forse è più probabile che questi bambini abbiano un talento naturale. Teo, Riolu, grazie di cuore. Adesso partiranno vari ringraziamenti random. Nazlaf dov'è? Nazlaf? Eh? È tornato al villaggio? Sì, anche se non si è fatto vedere in giro. Almeno questo è quello che ho sentito dire. Nazlaf se n'è andato. Nonno. Ha fatto un giro del villaggio per scusare, poi gli passerà. Nonno, tu come stai? Ero preoccupatissima per te. Oh, non ti preoccupare, ora che ci penso, in tutti questi anni non ho mai detto quanto sono fiero di te. Perdonami, come nonno adottivo forse sono stato un po' troppo severo con te. Ma ti voglio un mondo di bene. No, era adottivo? Non l'avrei mai detto. Ora di festeggiare il successo e il ritorno dei nostri eroi. Sì, evviva! Ok. E così tutto il villaggio festeggiò. Non solo gli abitanti erano felici che fosse tornata la pace nel loro mondo, ma erano anche curiosi di sapere esattamente cosa era successo nei minimi particolari. Quindi i nostri eroi dovettero prepararsi a rispondere a tantissime domande. Qui ascoltarono come ipnotizzati il racconto di Riolu.
E in pratica Tero è già venuto nel nostro mondo tanto tanto tempo fa, aveva lottato insieme a un Pokémon che si chiama Mew. E alla fine della lotta la materia oscura, grazie all'allevamento delle stelle, bla 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 bla. Sì, quello allineamento delle stelle. Tutti quanti si divertirono. Almeno di salutarsi si era ormai fatta notte. Così tutti si avviarono verso le loro case. Mattia non se la sentiva di dormire nella casa vuota in Azliath. Quindi decise di restare in compagnia di Riolu. Bene, i letti sono pronti. È stata proprio una bella giornata, vero? Teo, sono distrutto, ma anche oggi ho parlato troppo. Così tanto sonno che non riesco a tenere gli occhi aperti. Devo dormire. Buonanotte, Teo. Proprio secca. Sarebbe meraviglioso poter continuare a vivere delle esperienze così tutti i giorni. Vorrei rimanere insieme a Riolu e agli altri, ma prima o poi dovrò tornare nel mio mondo. Chissà quando accadrà. Se almeno mi ricordassi come sono andate le cose l'altra volta. Ah, inizio anche a sentire la stanchezza. Meglio se mi sdraio un po' sul letto. Ma sì, dovrei smettere di pensarci quando sarà ora di andarmi. La vera domanda è, qual è il mio desiderio? Oh? Cosa vorrei che succedesse veramente? Io voglio rimanere qui in questo mondo, voglio restare con Riolu e gli altri abitanti del villaggio. Sì, questo che voglio rimanere in questo mondo e devo trovare un modo per far avverare il mio desiderio. Sono sicuro che deve esistere un modo. Quindi da domani il mio obiettivo sarà scoprire come riuscirci. Niente riposo per me, così continua. Ah, che bella giornata. Teo sta ancora dormendo, meglio non svegliarlo. Andrò a farmi una passeggiata. Cos'è quella luce? Nonno, ehi nonno! Cos'è? Oh? E Riolu si è già alzata. Dove sarà andata? Non lo so, ma andremo a vedere. Andiamo a cercare Riolu. Dov'è? Buongiorno Teo, devi essere davvero stanco, hai dormito tanto, sai? Oh, vuoi sapere dove è Riolu? Ha detto che andava sulle colline del grande albero. Quanti ricordi, andrò a raggiungerla lassù. Ok, quindi andiamo alla collina del grande albero. A vedere che cosa c'è. Ok, andiamo. Ecco Riolu. Ah, ciao Teo. Guarda le nuvole, il cielo oggi è stupendo. Oh, è proprio vero. Ora che ci penso, sembrano proprio identiche all'ultima volta che le abbiamo viste insieme. Ci conoscevamo appena ed eravamo venuti qui su questa collina. Ti ho parlato del mio sogno. Già, anche quando ti ho dato la sciarpa dell'armonia, eravamo qui. Ed eravamo qui anche quando abbiamo deciso di lasciare il villaggio insieme. Dopo che Ampharos ci aveva dato gli strumenti e apprendisse il jeep. Questo luogo è pieno di ricordi alle nostre avventure. È vero, quanti ricordi. E poi soffia sempre questo bel venticello fresco. È proprio un bel posto. Più ci penso e più sono convinto di voler restare in questo mondo. Coraggio allora, è giunto il momento di parlargliene. Riolu. Davvero, Teo? Ho fatto in fretta. La missione di Teo in questo mondo ormai è terminata. Sarebbe tornato nel mondo degli esseri umani. Tuttavia, aveva deciso di restare nel mondo. Adesso da scoprire come fare. Decide di parlare a cuore aperto con Riolu e confidare i suoi desideri. Non voglio dirle addio. No. Grazie, Riolu. Teo, sai perché sono venuta qui? Perché ho visto una luce scendere dal cielo su questa collina. Quella luce era Xerneas. Xerneas? Quando l'ho incontrato, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto che era venuto per svegliarmi. È venuto a svegliare Riolu. Che significa? Mi ha detto che me l'aveva promesso. Ma io non mi ricordo di nessuna promessa. Non capivo proprio di cosa parlasse. Quando mi ha toccato con le sue corna, mi sono ricordata tutto. Teo, io in realtà sono Mew. Mew? Ha veramente detto Mew? Già, hai presente quando Celebi mi ha detto che questa era la mia lotta? Una voce dentro mi diceva che avevo ragione. Non riuscivo a capire perché. Grazie al tocco di Xerneas, però tutto è diventato finalmente chiaro. Nella mia vita precedente io ero Mew. Teo, noi due ci siamo incontrati tanto tempo fa. Ricordi cosa dicono le storie su quell'evento del passato? Dicono che la materia oscura fu formata grazie all'allineamento delle stelle? Ma in realtà non è andata così. E te abbiamo unito le nostre forze e l'abbiamo sconfitta. Ma non è bastato. L'ode di cui era composta la materia oscura si sparse in tutto il mondo. Nutrendosi di questo, poco a poco, è riuscito a tornare in vita in un lontano futuro. In quel lontano futuro è il nostro presente.
Con lo scontro finale si rivelò una grande sconfitta. Mew, io, mi sbagliai. Appena me ne accorsi, decisi che avrei fatto qualcosa per... qualsiasi cosa per riparare il mio errore. Quindi inviai il mio spirito nel futuro. È così che sono rinato Riolu. Riolu, allora tu, Teo, non sono stati Baiam a cancellare la tua memoria, sono stata io. Cioè, Mew. Cosa è successo prima che tu venissi nel mondo di Pokémon? E tu, Teo, mi avevi dato il consenso. È così che sei arrivato in questo mondo. Cosa? Ho consentito che mi venisse cancellata la memoria? Avevo preparato delle misure di sicurezza come l'acqua della luce, ma alla fine ho deciso di non fare affidamento su di esse. Non avevamo vinto nemmeno stavolta se avessimo usato le tattiche. Per vincere dovevamo fare di più, dovevamo provare qualcosa di nuovo. Materia Oscura è nata dai Pokémon del passato, o meglio, è stata creata dai loro sentimenti negativi. E parte di quella negatività apparteneva anche a Mew. Per questo ho deciso di perdonare la Materia Oscura. In questo modo l'ho fatta scomparire, ma una parte di essa era presente anche in Mew. Quindi quella lotta è stata la lotta di Mew, la mia lotta per riuscire a perdonarmi. E nell'istante in cui ho perdonato la Materia Oscura ho capito di aver avviato la mia distruzione, perché la Materia Oscura è parte di me. Tu non sei quello destinato a scomparire, Teo, sono io. Cosa? Riolu, ho chiesto un favore a Xerneas. Sarei dovuta scomparire nell'istante in cui ho ricordato tutto, ma ho pregato di lasciarmi del tempo. Io volevo parlare con te per l'ultima volta. L'ho pregato di non lasciarmi scomparire prima di poterti rivedere, e ha accettato. Sono davvero felice. Sono riuscito a parlarti per un'ultima volta. Strana sensazione, io sono mio, ma allo stesso tempo sono anche qualcos'altro. Sono anche Riolu. Sono cresciuta rispetto a quando ero mio nel passato. La parte Mew che era in me è felice di aver portato a termine il suo compito. Ma Riolu non è altrettanto felice. Mi dispiace di aver rinunciato al mio sogno proprio adesso. E poi ho il cuore pieno di tristezza perché so che dobbiamo separarci. Anch'io vorrei rimanere con te, Teo. Volevo continuare a stare con te. Per sempre, però non posso. La luce, Riolu! Il mio tempo è esaurito, ma voglio dirti un'ultima cosa. Questo mondo non potrebbe esistere se tutti i Pokémon si aiutassero tra loro. Vivono insieme accettandosi e perdonandosi a vicenda. Accettandosi, non perdonandosi, scusate. Pensavo solo a me stessa e non mi ero mai resa conto. Ma se adesso l'ho capito, è solo grazie a te, Teo. No, è tipo Mr. Dungeon 1? È stato bellissimo inseguire il mio sogno, incontrarti, vivere appieno la mia vita. Riolu, aspetta. Grazie di tutto, Teo. È stato tutto merito tuo. Questo sì che è un plot twist con incontro coglioni. Non ti preoccupare per me, andrà tutto bene. Sono felice. E lo sarò per sempre. Quindi ti prego, Teo, non essere triste. Non voglio vederti piangere. No, Riolu, resta qui. Non andartene, Riolu. Non è possibile, non può finire così. Come ho fatto ad accettare tutto questo se sapevo che sarebbe finta così? Non avevo pensato al dolore che avrei provato? Forse pensavo di farmi cancellare la memoria era l'unico modo. L'unico modo per salvare il mondo dei Pokémon, ma soprattutto... ho fatto tutto questo per Riolu? Wow. Questo era wow. Ma no... povero Totodile, ma non si può vedere Totodile in quello stato lì. È una schermata con Totodile visto da dietro? No, dai, non potete farvelo finire così. No, infamoni. Veramente? Veramente non mi ridate Riolu? No, dai, seri? No, aspettiamo la fine dei titoli di coda, non ci credo intanto. E abbiamo finito i sottotitoli. Non so quanto durerà questa parte, ma penso tantissimo. Penso che allora che la dividerò in due parti. Il finale sì, per forza, perché altrimenti è troppo lunga. Quando due anime si incontrano e vivono insieme tante avventure, restano unite da un legame eterno. E un giorno si incontreranno di nuovo. È scritto nel destino. Fine. No, seriamente mi hai messo la fine così? Io che perdo il mio compagno? Ok che era rompiballe all'inizio del gioco, ma seri? Proprio... tornerò al menu principale. Ah. Ok.
No, è impossibile. Eppure mi hanno detto che si può anche tornare. Oh, ok. Io ragazzi termino qui. Spero che vi sia piaciuto. Ci rivediamo al massimo a prossimi video, dove scopriremo se si può ritrovare il compagno o meno. Un saluto a Teo. Se vi è piaciuto, un bel mi piace. Seguitemi il link in descrizione. Vi ringrazio tanto per tutte quelle poche anime che hanno seguito questo gameplay fino alla fine. Arrivederci alla prossima. Un saluto. Ciao ciao. Wow.